Benvenuti a Buona la Prima. State per assistere a un evento unico nel suo genere, perché gli attori che vedrete in scena non hanno un copione, non sanno cosa devono fare, ma dovranno improvvisare una storia di cui conoscono solo l'inizio. A metterli ulteriormente alla prova ci sarò io, che comunicherò attraverso un auricolare istruzioni e ordini che loro saranno costretti ad eseguire e che voi invece leggerete in sovrimpressione. Signore e signori, Ale e Franz. E questo è l'inizio della storia. Ale e Franz sono indaffarati nelle faccende di casa, ma Laura, bella vicina spagnola, propone di andare tutti in piscina. È un lavoro che non gratifica stendere. Dico, alle robe, anche lasciate così, asciugano, che bisogno c'è di stendere. Perché Ale e Franz, tutte e due, piegato un lenzuolo in modo ninja. Sì, Ale, cazzo. Chissà se in Giappone fa così ogni volta, eh? Franz, tu detesti stendere i panni, e i panni lo sanno. Perde acqua questo ferro. Cazzo c'hai da guardare, eh? Io ti chiedo di venirmi a lavare la schiena, eh? Ah, guarda. Vedi, guarda, hai visto cosa ha fatto? Mentre si lavava si è abbottonata, guarda. Guarda che non riesco a sbottonarla. Lei lo sa, lo fa apposta, ma l'ha già fatto anche l'altra volta. Ma io ci spacco i bottoni. Vediamo un po' chi la vince, eh? Grazie, mia quella camicia, po'. Grazie mille. Lo so, se era mia non la strappavo mica. Guarda, Ale, a te stirare ti rilassa. Rilassati prima, tantissimo. Erano gialli, guarda un po' adesso cosa hanno fatto. Mm? Ecco qua, guardali, oh. Cosa, usi il vapore o il Valium? Franz, lo stendino è anche un ottimo strumento musicale. Nel remo a controcampo una volta, eh? Secondo te è in fa? È accordato in fa? Senti, tom. Ton, 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 ton. L'hai visto quel concerto? Che cos'era? Cos'è? C'è Elton John? C'era Elton John al pianoforte? Francese o inglese? Elton John, cos'è che c'era? Elton John al pianoforte? Eh? George Michael allo stendino? E alla chitarra chi è che c'era? Paul McCartney? Sì, Live in Vernel, cos'era? Live in Vernel, bene. Sì, che ti ricordi che tendeva lo stendino, che poi quando... ma prima così... che ti ho già detto, calma, che c'hai tutti i colorati sulla destra. Ho visto tre date di quel concerto io, guarda. Col CD anche. Che anche Paul McCartney... Non ci credevo, guarda. Ma aspetta, chi è che c'era? C'era... Hai visto? Ah, no, non l'ha fatto lo stendino. Vado io. Poi c'era quello... Laura, questo pomeriggio andrai in piscina. Invitali in spagnolo, però. Ai, chicos, hola! Ciao Laura. Tutto bene? Bene, tu? Dai, sempre uguale. Bueno, aquí sempre uguale. Dammi un beso. Ciao, è arrivato il sole in questa stanza. È andata no, via la notte. A ver, chicos, che stava arriva, tutta aburrida. No, che stava arriva. C'è poco a volare di spagnolo. Tutta annoiata, ho detto. L'invito. Tu stavi annoiata? E andiamo in piscina. Ma dai! Sì! Vamos alla piscina! Io e te? Volentieri! No, tutti insieme! Spengo lo stendino e arriviamo, Ale, eh? Tu non vuoi andare, perché la piscina rovina le amicizie. Sai che non posso venire. Ma in piscina io... quale? La piscina? Non posso proprio, non posso venire io. Oh, che meraviglia, vado solo io. No, fai bene, stai qua. No, ma la piscina, cioè, combina solo casini. No, è un bel casino la piscina. Il cloro fa male. Il cloro fa male agli occhi. Anche la gente. Franz, Renzo e Lucia si sono conosciuti proprio in piscina. Sì, ma è divertente. No, non ho più, cioè, voglio dire, c'è gente, campioni di nuoto, non hanno amici. Questo non è vero, perché no. Ti ricordi Manzoni, promesso, sì. Scritto alla Scarrioni?
Ascarioni, piscina di Niguarda. Ah, ecco. Ha scritto i promessi sposi. Certo. Sì, per potersi ispirare, sai, nel mezzo, no, sì, no. Io non intendo nada. Su quel ramo del lago di Cosa, siccome non poteva farlo, allora aveva messo la barca sulla piscina e faceva, fate la simulazione, allora faceva remare su sta barca, nella piscina, tu non capisci se è spagnolo, nella piscina con la barca o la barchetta. Sì, 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 intendo, capisco. Intendi? Sì. Ah, capisci, non parli ma capisci, no, non abbi ma intendi. Sì, capisco tutto. Capisce tutto. Dai, andiamo in piscina. No, mentre, non posso, no. Mentre, no. Io no, no. Laura cerca di convincerli con una sfilata in costume. Ragazzi, ho un'idea. Dai, non lo faccio mai, Beh, no, lo faccio tutti i giorni per lavoro, ma non l'ho fatto mai per amici. Dai, allora, se tu non te la senti... Cominciamo, io voglio che voi venite in piscina con me, ok? Andiamo in piscina, ragazzi. Tu hai mangiato il latte poco fa, per un'ora non puoi fare il bagno. Ale, Laura ti agita, fingi però autocontrollo. Andiamo in piscina, ragazzi. Ma io cosa sai cosa ti dico? Quasi quasi andiamo. Vado io, No, io non lo so, magari sto... Che l'ho comprato. Cosa? Non ho capito. No, sei aggressivo, Ale. No, non è aggressivo, scusa. Sono tranquillissimo, io sono. Dai, andiamo in piscina, sono troppo... Andate in piscina, no? Perché sei? Ti è venuto... Non ho capito. Cos'è venuto? Il virus di Bruce Lee l'hai preso? Cioè, cosa c'è? Stai tranquillo. Venga, andiamo, perché io sono pronta... Non ti sei lavato? Ale, in realtà tu hai il terrore dell'acqua, sin da quella volta in ascensore. No, io non posso venire in piscina, cioè voglio dire, ero piccolino, no. Ero piccolino, ero sull'ascensore, a un certo punto si apre l'ascensore, ero seguito da 1000 bambini, coi gavettoni, no? Quei palloncini pieni d'acqua, hanno cominciato a tirarmi sti cavolo di palloncini e più me ne tiravano più l'acqua si alzava e io non sapevo nuotare e mi sentivo morire, quindi avevo il terrore, non posso venire in piscina perché non ho mai superato quel trauma lì dell'ascensore. Franz, Fred Astaire, lui che sapeva sconfiggere la paura dell'acqua. Andate voi, io non ci vengo. Guardo il giornale. Scusa un attimo, Ale, dai, ma... Secondo me... È solo una questione di come vivi il trauma, no? È bello Fred Astaire col busto, eh? No, dicevo che è solo una questione di come vivi... Hai mai visto i film di Fred Astaire? Eh? Sai che c'erano tutte le fontane? Fred Astaire aveva paura. Sai perché ballava? Perché non riusciva a star fermo. Ginger Rogers faceva... Ma cazzo vai! Lui. Che non riusciva a star fermo. Se tu quando andiamo in piscina, appena vedi l'acqua, inizi... Certo. Tutti dicono, cazzo, guarda che bel ballerino. Che bravo e che tu è. In realtà copri la tua ansia. Ti porti il cilindro bastone qui all'idroscalo. Cretino. Perché guarda che è una bella idea questa, eh? Sì, Laura, tutte le sue amiche. Apri. Ah, madonna, ha suonato la porta. Sì? Sono Sandro? Eccolo. Ma scusa, ma ha suonato la porta. Sono alla porta e ha aperto il citofono. Sandro, stai scrivendo una commedia su una tragedia del mare. Sandro? Racconta la trama. Cucù. Ciao, Sandrino. Ciao, Sandro. Tutto bene? Sì, a posto. Voi? Tutto a posto? Bene, a Singing in the Night. Singing in the Night. Ciao, Sandrino. Stai preparando un musical? No, vogliamo andare in piscina. Ho preparato tutte le cose. Scesa Laura, dovevi vedere, Sandro, che costume aveva. Cosa ti Laura, sei perso? Era vestita come era vestita? Non era vestita. Ah, ecco. Era quello che era bello. No, ho deciso di fare quel lavoro che avevo in testa da anni, quello sulla sull'uomo e il mare. Cioè, questo qui c'è questo varo di questa barca, di questi uomini che hanno lavorato duramente per prepararla, e proprio mentre la varano, si schianta la barca e tre di questi muoiono subito. Ah, sempre una grande allegria porti tu, eh? La varo. Proprio con lo champagne, uno lo becca in fronte e muore subito, gli altri due per cercare di tenere la barca che si schianta muoiono anche loro. Era un magnum allora, era un magnum di champagne. Però, Ale, il racconto ti provoca subito, mal di mare. E il più qui è un posto tranquillo, cioè il mare è un mare placido, tranquillo. C'è uno squalo che se ne mangia 4 al volo, così. Non tutti, solamente la parte di sotto. Però la parte sopra può continuare a nuotare. Infatti, non sbatte coi piedi, però continua a girare intorno perché ha solo le braccia. Capito. Però ne hanno due e riescono ad andare dritti. A un certo... Si è svitata la gamba? No, cos'hai? Sei tutto una certa nausea. Cos'hai? Non ho niente.
Ma ti viene da vomitare? Sì, 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 sì. Vuoi un po' d'acqua da bere? No, no, no. No, 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 niente acqua. Niente. Ma cos'è, ti ha dato fastidio il racconto di Sandro? Un pochino. Franz, se però lo scritto fosse ambientato in piscina, avrebbe un lieto fine. Però se fosse un mare col cloro, tipo una piscina, mentre gli stacca la parte sotto si disinfettano, no? Quindi può essere che loro nuotando perdono gli arti, però cicatrizzano subito, escono e vanno via così con le mani, tranquilli. Dico, hai visto? Che roba, se non ci fosse stata la piscina, non c'è la piscina, succedeva in mare, perdevano, morivano, invece, visto? A me Streller. Non è male come no, 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 Streller, no. Mi fa una pippa. Sandro, ti piace l'idea della piscina, quindi motiva Ale come un sergente dei Marines. Ma va, no. A che ora andate? Dai, andate a che ora? Andate via? In piscina? Sì. Adesso finiamo non un attimo. Vuoi venire? No, 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 no. Sandro, vieni. Che non mi piace. Vuoi vederlo? Non ho sentito! Piedi! Si è rincoglionito anche lui. Cioè. A te! Sandro? Soldato Ale, spiegami perché non vuoi andare in piscina! Fallo, cazzo! Fallo! Perché ho paura delle verruche, cazzo! Non l'ho sentito! Ho paura delle verruche, non cazzo! Non l'ho sentito! Ho paura delle verruche, cazzo! Sii duro, sii inflessibile, inflessibile. Le verruche fanno bene! Stronzo! Così, ti vuole un po' a pugno di ferro, bravo Sandro. L'acqua ci è amica! Se si annega, pazienza! Promettigli una medaglia, Sandro, promettigli una medaglia. Noi soldati siamo qui e voglia nuotare lì. Se non vieni in piscina, ci andremo solo a noi. Forse un po' doveva fare rima. Ale, reagisci con inguaribile ottimismo. Ma dai, dai che vengo anch'io, dai. Dai, mi sono dato l'idea. È bella la piscina, Ale, è bella. Dai, intanto non so nuotare, ma che me frega. Al limite muoio. Franz, dè lezione di nuoto ad Ale sul divano. Che me frega. L'importante è iniziare. Vengo, poi magari cosa faccio? Mi butto nella piscina dei piccoli di testa dal trampolino. Cioè, va bene. No, ma no, Ale, dai. Ma sì. Nuotare è una cosa naturale. Certo. Tu sei nato nella pancia della mamma, c'era sempre l'alta marea. Sì, ma non era 5 metri la pancia della mamma l'acqua, cioè. Vabbè, c'era poca acqua, era bassa, era fuori, ero. Ho capito, ma anche tu, mettila tranquilla. Tu, fai, quando sei in piscina, fai un passettino. Innanzitutto non far credere che non sai nuotare. Quindi, perché quando la piscina, l'acqua se ne accorge e ti tira giù. No, non è certo. No, non sono mica come i cani che ti... Ah, no, Sandro, no. Non è quello. Però sai, anche per la gente, tu magari, quando cammini, prima ogni tanto fai così, no? Tocchi... Tocco l'acqua? Tocchi l'acqua, fai finta. Distraggo il bagnino. Magari fai anche, sai queste cose che fanno... Sai sì. Che ci sono i grandi nuotatori, vero no Sandro? Beh, caspita, sì. Prima di entrare fanno sempre queste cose, non si capisce. Si lavano, perché. Certo, si lavano. Non si capisce perché lo facciano. È per lavarsi, lo fanno. Capito, quando entri dopo un secondo sei freddo, non è che hai bisogno di far così. Ma vieni qua un attimo, dai, fai bene quello che ti ho detto io. Cos'è che devo fare? Inizia, prendi confidenza, togliamo un po' di onde, facciamo il mare calmo. Prendi confidenza. No, no, bravo, non entrare subito, togli le ciabatte però. Entri, no, con le ciabatte. Abbiamo paura, ho detto prima, paura delle verruche, ho paura. Un po' di sport fa bene, vieni qua. Oh, com'è l'acqua? Fredda, vado, freschino. Ciao. Ci vediamo. No, stai qui. Non è detto, è gelata, dai, cazzo. Oh, dai, dai, entra. Stiamo dentro insieme, dai, non aver paura. Guarda, no, non so. Sì. Dai. Prit. Dovrebbe fare la doccia prima, in realtà, però... vabbè, dai. Siete entrati ormai, padre. Oh, la gente si lava anche a casa, cioè, voglio dire. Andiamo, dai, dentro, dai, uno, due, vai. Oh, com'è, vedi, è successo qualcosa? No. Oh, tranquillo. Adesso? Giù così. Giù? Oh. Com'è? Vabbè, se portiamo il divano è buona. Se... Com'è? Non è bello? No, è bellissimo. Anche avevi tutta sta paura, hai visto? Sì. Adesso con calma, provi, ti lasci un po' andare. Lasciati un po'. Ale, migliori a vista d'occhio. Non riesci a controllare la tua forza. Sandro? Con controlla prima. Non facciamo casino in acqua, non si gioca, ok? Vai. Sandro, no, dove vai? Ale, dove vai? Stai andando, batti i piedi. Ehi! Allora? E tu alla piscina? Cazzo vuoi, mi tuffo a bomba adesso. Io. Bravo, bravo. Continua così, dai, allungati. Allungati. Eccolo qua. Che tuffone. Allora, occhio che bevi però così. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Stai andando benissimo. Bravissimo.
Calma, calma, che se fai così non fai neanche una vasca, eh? Vai avanti così, non esagerare. Sandro, vai ad aprire. Aspetta, alla rinfusa. Il morto? Eh? Il morto. Posso fare il ferito? Lascia! Faccio il ferito grave, posso? Sono già qua, vado io, no? Sono già in piedi. Per dire, già che sono qui. Aspetta, lascia un attimo che vado io. Sì, ecco, capito, qua. Ma non è che devi passare da Monte Carlo per andare a aprire, eh? Ecco, lascia, sono già qui. Ogni volta che arrivato, hai visto, in un attimo, sono qua. Vedi, un attimo, ti sbatto giù. Buonasera, Mimmo. Buonasera, Laura ti ha invitato in piscina. Guarda. Festeggia con Ale Franz. Complimenti, uè. Che scommessa hai perso? Sono il figlio della portinaia. Lo sappiamo, purtroppo. Ah, sapete che la Laura ci ha invitato, mi ha invitato in piscina e ci ha invitato tutti assieme, anche no, voi. No, cosa ci ha invitato? Cosa cioè tutto. Para a parlare italiano. Ci ha invitato, non ci ha invitato. Ci ha invitato. A noi. Ci, il ci è plurale o magistatis? Sì, è noi. Ma io, cioè... No, non c'è. Tu non ti autoinviti, capito? Non mi autoinvito. Mimmo, no. No. Però... è tutta una cosa in comune, cioè... No, Mimmo, ecco, un bel vai pomeriggio. In comune tu allora, andiamo in piscina, va bene. No, lui fa ci cosa? Ma, comunque, grazie per l'invito di Laura. Non sei stato invitato. Laura non parla bene la lingua, tu non devi aver capito. Non Ale, Mimmo ovviamente non può galleggiare. Ma lei ha invitato tutti, sì, ma quando dici ti invito, tu non ce la fai, poi tu vai sotto, vai. Vai sotto, con quella coda lì, vai sotto. Sei di un materiale strano, sei. Ma no, io posso... La gente quando ti vede così ci si attacca e tu vai sotto, sei pericoloso. Ah. Sai perché non galleggi? Perché hai troppi buchi per gli orecchini. Cioè, quello sì. Franz, in piscina c'è divieto di Mimmo. Certo, vai al lago, dai. Non si può. Non si può. Mimmo, tu sei portatore sano di verruche, non ti fanno entrare in piscina. Ma sì, c'è divieto per quelli come te, i cani e i Mimmi. Non puoi andare in piscina. Cani? Io ti porterei, ovvero no? No, io non lo porterei invece. Mimmo, tu sei sempre più contento. Gioisci da fermo. Divieto di Mimmo in piscina. No, vai a tagliare l'erba, dai. Così trovi qualcosa da fare, dai. È un attacco epilettico probabilmente, un ictus. Sai che da vicino è brutto. Ale Franz, descrivete a Mimmo la piscina come un film horror. Ma dov'è che c'è il mute? Vai. Ascolta Mimmo, non è che non ti vogliamo portare. Non è che non ti vogliamo portare, noi Mimmo. Noi vogliamo portarti. È solo che in piscina sì? Galleggiano le dita. Certo. C'è la gente che si tuffa e quando si tuffa perde le orecchie. Esatto. E allora c'è il bagnino delle orecchie. Sì. Che le raccoglie tutte con un retino. E poi le mangia. Fa una frittura di orecchie. Bello. Fa le orecchiette coi broccoli. Ah, fantastico. Una volta. Si può anche mangiare. E poi se ti tuffi e spangi, ti si apri la pancia da qui a qui. Ed escono le budella. E il cloro ti... Sandro, questo racconto ti ha fatto perdere l'entusiasmo. E le cercalo. Vengono dentro. Giunga. È una verruca, è tutta... Sì, così, eh. A due o uno? A due, cosa? A due o uno di cosa? Le verruche hanno delle fanne lunghe. Avete visto il... Cosa? Un... Il coso. Un ambiente strano. Cosa hai perso? Come si chiama? Sai quello che hai... Quello che hai? Cioè, ti dice... Andiamo tu... Cacchio. Intelligenza? No. No, quella non l'ho quella ce l'avevo proprio, no, infatti. No, quando uno ti dice, ma perché non andiamo? Voglio, cazzo, dai, tutti insieme. Poi non lo trovi più. I verbi? Hai perso i verbi? Eh? Sono entrato che non ce l'avevo, quando poi mi hai detto quella cosa, cioè proprio l'ho trovato enorme. Via. Buttati in piscina con un phon acceso, Vai. Certo, ti butti così. Va bene? Sì, ho capito, vai. Dai, Mimmo, veramente. Sì, sei bravissimo. Fammi un CD, poi me lo ascolto con calma, dai. Veramente. Oh, mamma mia. Ecco, esci vai, da dove vai, vuoi, Mimmo, vai. Ma esci. Esci. Ale, tu non puoi andare in piscina, sei super dotato. E Franz lo sa. Un po' quello che volete, ma io in piscina con Laura vado. Come tu l'hai, se tu l'avessi vista... Quando ha aperto il costume? Io però, cioè, voglio dire, Franz lo sa, ma nel senso si sa perché non posso venire in piscina. Perché? Eh? Perché non puoi? Perché?
Non c'ha il costume, c'ha il costume, non ce l'hai? No, per il... Vuoi portarti la tacca panni? Cosa? Perché non... lui lo sa, però... C'è, bisogna rotolare. No, ho delle brutte intuizioni, però. Perché non c'ho... Avendo delle brutte intuizioni. Presente le canne dell'acqua per innaffiare il giardino? Dovrei prendere uno di quelli, perché sennò... Perché devi innaffiare la piscina? No, perché... Cioè... non ci sta, cioè, poi sono casini, cioè, voglio dire, non poi che posso andare là così, mi tuffo, faccio così e la gente lo squalo scappa via, capito? Ah, per il naso, non è il naso grande. Che quando vai in acqua dici tanto sta pinna. Sì, non è così esagerato. Cioè, l'ultima volta che siamo andati alla spiaggia dei nudisti a prendere il sole, aveva tutta l'ombra qui, lui era davanti a me, era, non possiamo. Ma per i piedi. Quando mai? Dai, quando sono andati in Grecia, che mi hanno detto proviamo la spiaggia la meridiana. Giusto? No, giusto. Dai, vai a aprire, va, dindò. Laura, hai telefonato in piscina e oggi è chiusa. Vai, Laurina, stiamo arrivando. Ciao, sto arrivando. Ragazzi. Ciao. Ciao, Laura. Puoi far vedere il costume a Sandro? Sì. Anche a me non me lo ricordo. Aspetta che prendo la telecamera. Dai, non mettetene imbarazzo. No, senti, volevo dirvi una cosa. Faglielo vedere, era il suo colore preferito. Purtroppo ci ho provato, no? Sì. Comunque, io sono veramente... Ho telefonato alla piscina. Tu hai chiamato alla piscina. È una tragedia, è una tragedia. Il signor Cloro ti ha risposto? No, perché sai che cosa mi hanno detto? Che è chiusa. Sandro, proponi luoghi alternativi dove nuotare. Proprio a uscire tutti insieme del condominio, sempre siamo qui. Ma scusa un attimo, ma perché non andiamo a bere qualcosa? Tu vieni in costume e andiamo, beviamo qualcosa, poi andiamo a bere un caffè. Andiamo nello spazio dei bambini, quelli dove c'è... Dove ci sono le palline, sì. Nuoti lì, possiamo nuotare lì. Dai! Ma dai, andiamo nelle vasche dove fanno il latte! Alle Franze, mandate via Laura e Sandro come nel curling. Si riprende, entri nella mozzarella, però è bellissimo. Sono troppo sono pronta io. Ce l'ho anch'io quello lì. Dai. Non lo metto, però sono... Spingilo, Franz. Tu spingilo. Spingilo. Vieni, Sandro. Sì, vai, Sandro. Vieni. È una bella idea quella di Sandro. Sai. Allora ci vediamo dopo, magari. Vai. Ci vediamo dopo, magari, Franz. Non l'ho più toccato. Vai vicino. Vai all'inferno, va. La piscina, la vasca della sabbia, delle palline, della nigna, della regna, della caregna, della paregna nagna. Sedetevi e fate la recensione di questo episodio come due veri critici. Sinceramente è uno spettacolo godibile dove i protagonisti hanno raggiunto una buona maturità di recitazione, avendo sempre un piglio avvincente. La regia è riuscita a cadere nel dettaglio. E il suggeritore, come al solito, ha messo in difficoltà i due attori protagonisti e i coprotagonisti. Ma i due attori troveranno modo di ripagare questa... Il signor Sandro Piccinini andando a controcampo e rovinandogli la puntata. Entrandogli in diretta, nudi, col perizoma magari. Noi vi ringraziamo e vi consigliamo lo spettacolo. Grazie. Ale e Franz. Sandro Piccinini. Sandro.